Ci troviamo a Pietrasanta, sì. Versilia naturalmente. Siamo venuti in questo paesino praticamente ligure, perché è il paesino delle sculture, dico bene? Sì, intanto siamo entrati dalla porta che va verso Lucca, siamo davanti al classico bar Arci, di quelli mitici di una volta, seri. Di Cavatori. Niente, ci troviamo davanti a una delle tante opere che troveremo sparse per la città, perché Pietrasanta è soprattutto un atelier all'aperto di tutti gli scultori del mondo sono passati da Pietrasanta. È meglio che spieghiamo per mia zia di Gogorno, perché Pietrasanta è praticamente il centro della lavorazione dei marmi. Sì, ecco, noi ora poi piano piano riusciremo forse a vedere anche le Alpi Apuane. Noi siamo sotto le Alpi Apuane ed era naturale che proprio alla base di queste Alpi Apuane ci fossero i lavoratori del marmo. Tu giustamente hai detto una cosa non sbagliata, anche se il professore ha professore ride. Perché nel 1500 Genova comandava Pietrasanta, poi dei medici sono venuti e se la sono portata via. Dunque andiamo avanti, dai, andiamo a vedere altre opere. Beh, intanto questa non abbiamo detto di chi è, Franco. Ah, di Francesco Messina. Sì. Quindi noi troveremo poi opere di grandissimi autori in tutta la città di No, Messina ha fatto delle sculture abbiamo Cristoforo Colombo. Ecco. É só isso, meu baião, e não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim bom, bim 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 bom, bim bom, bim bom, bim bim bom, bim bom, bim bim bom, bim bim. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só bim bom, bim bim bom, bom, bim bom, bim bim bom, 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 bom. Só bim bom, bim bom, bim bim. Allora, il nostro amico dottore Capomanipolo sta inquadrando due telamoni, come dice lui, non due cariatidi perché sono femminili, e il palazzo è il stile fiorentino, molto bello, con lo stemma gentilizio sopra il balcone. Poi di fianco qui invece c'è una bellissima, guardate, un po' un bel presepe piccolino, proprio ti sta dimostrando che questa città proprio era un fermento di artisti, di artigiani che lavoravano per tutte queste iniziative. Erano tutte commissioni, Franco. Tutte commissioni, ecco. Sì. No, perché il segreto non è come si usa adesso, che si fanno le mostre e si cerca di vendere. L'artista doveva sempre avere un committente, il quale proprio gli dava un lavoro costante e soprattutto interpretava quello che era il motivo per cui era stato... E l'artista poteva anche crescere in questo senso. Cresceva, certamente, per quello che Pietrasanta è ancora un unicum, secondo me, in tutto il mondo, dove gli artisti, da Moore, i più grandi che sono esistiti, sono venuti qua e collaboravano e lavoravano assieme all'artigiano, anzi l'artigiano spesso gli dava delle indicazioni come tagliare il marmo. Fantastico. E loro rispettosi, anche le fonderie, perché poi bisogna ricordare che a Pietrasanta ci sono ben 5 fonderie ancora, dove tutto il mondo vedremo delle sculture di Botero. Bene, muoviamoci. Questo mi pare buono. Parlo io perché tu c'hai la bocca piena. No, stiamo arrivando sulla piazza del Duomo, dove tra l'altro c'è la chiesa di San Martino, che all'interno c'è una cosa interessante da farvi vedere. E stavo dicendo che oggi è la festa del carnevale, forse troveremo anche qualche mascherina. Qualche mascherina. È bello questo palazzo, Frank. Sì, 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 questa siamo, dovrebbe essere via. Prego, prego, via Garibaldi. Venite, venite tranquilli, ragazzi. E quindi era la strada principale che praticamente partiva da Lucca, e siamo alla zona orientale qui della città che va verso la Liguria.
Che qui ci passava anche la via Aurelia, insomma. Beh, quindi... certo, sì. Sì. Che buona qua la patata, te. Te forma, Vittorio? Va bene. Ho anche picciò camme troppi, piscia adesso. Restoremia. Ti hai visto quella, sì. Quell'edicola? Eh? Sì, sì, l'edicola, sì. Ma tra l'altro sono restauri fatti bene, fra sì, me, sì, eh? No, stavamo osservando che a parte, vabbè, le periferie delle città ormai sono tutte intasate tra depositi abusivi e di spazzature varie, però poi all'interno hanno fatto questa recupero, vedi, si vedono i vari passaggi dei vari periodi. Ora quella Madonnina là è di gusto quattrocentesco, però è stata inserita lì successivamente, certamente, sì. Ma qui ci troviamo di nuovo di fronte, vabbè, siamo sulla piazza principale del paese, che poi riusciremo a vedere tutte le opere che ci sono. Ecco, questa è una scultura fatta appositamente per Pietrasanta. E viva Dio, per noi artisti e artigiani l'ideale proprio sarebbero che i committenti fossero gli enti locali, perché poi alla fine, perché siamo venuti a Pietrasanta oggi? Anche per vedere le sculture, quindi è un incentivo a far muovere persone. Aspetta, prima di parlare, vorrei, ecco, farti rilevare, beh, guarda quel palazzo medievale, bellissimo, ecco, che è già in prossimità dei nostri campi. Allora, quel palazzo là è proprio un restauro meraviglioso, penso che non fosse nemmeno bello così ai tempi quando l'hanno fatto. Ci sono quelle cose curiose, quegli archetti, che sono le famose bertesche, che sorreggono un'altana. Sì. Che era poi un mezzo per viverci, c'erano la gente di casa, ci faceva da mangiare, ci stendeva i panni quando faceva freddo, eccetera, certo, eccetera. Anche perché dobbiamo considerare che Pietrasanta è distante, come tutte le altre cittadine della Versilia, circa 6 o 7 km anche di più dal mare, leggermente in altura, perché qui nel periodo, prima che poi vi faccio vedere la statua del grande benefattore, nella piana c'era una grande malaria, c'erano tutti questi stagni, questi corsi d'acqua non istradati bene, quindi creavano così. Quindi la gente si proteggeva vivendo alle spalle del mare, anche perché il mare non era inteso, malsano, non era inteso come turismo, cioè, come adesso. C'è voluto il Granduca di Toscana, che ha regimentato le acque, che abbiamo una statua bellissima, vediamo. E ha sanato tutta questa parte che oggi è la Versilia. E ora è la Versilia, che invece dà più lavoro il lungomare che non l'interno. No. Allora, siamo davanti anche a questa magnifica chiesa. San Martino, una splendida chiesa, e troviamo questa facciata gotica, anche se la struttura sotto era romanica, e c'è una torre vicino ancora di cotto, pronta per ricevere il marmo, pensate un po', che non ha mai ricevuto, perché è stata incompleta, perché sennò voi immaginate che quella torre campanaria doveva essere fasciata come la chiesa. Se entriamo all'interno dovremmo trovare una pala ottagonale di una Madonna del Sole. Andiamo. Thank you.
Ecco, finalmente siamo davanti a un cartello del comune di Pietrasanta e siamo alla base di questo campanile detto di Mattoni, perché prima era una vedetta militare nel 1400, così insomma, e poi viene costruito proprio come tutte le cose, con le strutture prima cosiddette pagane o laiche diventano religiose nel 1520. Mentre invece si dice che all'interno, purtroppo è chiuso, ci sia una scala elicoidale talmente interessante che studi recenti attribuiscono a giovane Michelangelo. Perché Michelangelo? Perché Michelangelo è passato di qua per scegliersi le famose statue per fare la tomba di Giulio II. Quindi voi immaginate che non era come adesso che mandi un fax, mi occorrono tot metri cubi di marmo bianco, così, niente. Gli scultori fino a tutto il Settecento, compreso Canova, venivano in zona, andavano negli alberghi dell'epoca, nelle locande, e poi andavano in cava e dicevano ai cavatori come vogliono essere i blocchi, e venivano poi tirati giù, e quindi era, poi venivano caricati in mare e salivano, poi se andavano a Roma il Tevere, se andavano a Firenze il fiume, l'Arno o poi i canali, i scolmatori. Che l'esterno del campanile doveva essere rivestito di marmo. Infatti. Ma rimase incompleto per una controversia fra Benti e Stagi sulla scelta dei marmi. Fra i due scultori di sì. Vabbè. Bene. Siamo davanti al monumento dedicato al Granduca. Sì, al nonno del nostro amico Gigi Tronchi. Questo è Leopoldo II, 1848, e questo fu un grande, appunto, come si può dire, sanificatore di questa zona, quindi meritava giustamente. Come si vede alla base c'è proprio questa concessione neoclassica con queste figure molto arcaiche che simboleggiano proprio praticamente questi atti che fece in occasione della città di Pietrasanta. Della bonifica. Tra l'altro mi pare di poter rilevare che il 1848 era l'anno della guerra d'indipendenza. Ora vederlo vestito così, abiti non so aulici, come da un po' da dire. Ma era il famoso 48, quando dice poi in 48 si allude a quel periodo lì, che sono stati molti in tutta Italia. Alle nostre spalle invece c'è il Palazzo Moroni, una bella costruzione seicentesca, perché è stata la sede delle cancellerie, praticamente era il palazzo civico così. Siamo davanti alla colonna del Marzocco. Inizialmente avevamo detto che Pietrasanta è stata un po' sotto il dominio di poco dei genovesi. I fiorentini si armarono, ritornarono qui, se la ripresero e misero questo documento che è a perenne ricordo di chi comanda i fiorentini. I fiorentini, perché il simbolo è della città di Firenze, non dei Medici, perché invece il simbolo dei Medici si trova là, Di spalle alla colonna del Marzocco. Ed è uno splendido bassorilievo del Cinquecento dove si vedono le famose sei palle, simbolo dei Medici. Si vede che cosa vorrei dire. Qui abbiamo fatto appena un angolo, si vede ancora il campanile, e siamo davanti a una scultura di bronzo di Mitorai, scultore giapponese, Igor Mitorai, che riprende il tema antico del centauro, metà uomo, metà animale, e tra l'altro una bella fusione fatta qui a Pietrasanta. No, stavo dicendo poco fa che le campagne ci hanno interrotto, che poi il comune, tutto sommato, non è che paghi molto queste sculture, perché dicono, vuoi esporre a Pietrasanta dove ti vedono tutto il mondo? Facciamo una convenzione, oppure facciamo un accordo, nel senso, tu porta la scultura noi te la mettiamo, dottor, te la custodiamo, te la facciamo vedere, eccetera eccetera. Sì, è proprio una fucina d'arte questa. Sì, no, ma è tuttora. Tra l'altro sulla piazza abbiamo visto uno dei veri unici mercatini dell'artigianato, cioè ognuno esponeva i propri pezzi fatti sicuramente da loro e non in Cina,
e quindi voglio dire, è una città ancora viva, tutto sommato, merita proprio una visita. Poi oggi siamo stati anche fortunati perché da noi pioveva, qui invece siamo... qui è tempo decorosissimo. Sì. Come vedi, ha utilizzato questo sistema proprio romano della scritta romana, essenziale, e un bel monumento, può stare veramente con i monumenti cinquecenteschi dei nostri Donatello, dei nostri... È così bravo Mitorai? No, voglio dire, questa no, è una bella opera, capisci? Però in un contesto così ci sta bene, poi è ben eseguita, anche perché stavo dicendo che le tecniche di fusione non sono cambiate praticamente dal 500 in poi. Sì, è cambiato qualcosa di tecnologico, la preparazione, però l'armatura bisogna farla ancora come una volta, i sistemi dei refrattari allo stesso modo, e quindi vengono belle come una volta le sculture. Poi il tempo dà quella patina qua. Deliziosa. Sì. Bronzo. Sì, bronzo. Che se fosse B20, Ezio, suonerebbe come i piatti di Gigi. Invece sarà B8, cioè 8 stagno, 92 rame. Ma se non ho bisogno di caffè? No, caffè. Sì. No, ma caffè, ma tutto dai caffè. Sì. Consolou sua tristeza na certeza de que o amor.